Dunque, Federico Monterisi, nuovo segretario generale dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale. Siamo qui oggi a Bilog 2022, dopo 2 anni in cui è cambiato molto, ma soprattutto è cambiato anche il concetto del trasporto, della logistica integrata. Andiamo verso dei sistemi anche di normative internazionali sulla decarbonizzazione e su tanti aspetti di innovazione tecnologica che ci devono portare a un sistema, appunto, logistico completamente rinnovato. Che senso ha quindi ritrovarsi qui a Piacenza dopo, appunto, la pandemia, e soprattutto quali sono le visioni comuni di Spezia, del porto e di Piacenza, cioè della pianura padana? Sì, allora è proprio così, nel senso che noi abbiamo voluto questo evento Bilog già dal 2017, in cui c'è stata la sua prima edizione, poi nel 2019 c'è stata la seconda edizione alla Spezia, e oggi torniamo a Piacenza nel 2022 con una terza edizione che, come possiamo vedere dal programma e come anche visto dalla prima sessione che si è tenuta questa mattina, è un'edizione ricca di spunti proprio sulle tematiche che sono oggi oggetto del cambiamento che è in atto nel settore dei trasporti, della logistica e della portualità, quindi la resilienza, la digitalizzazione e la sostenibilità. Diciamo subito che la sinergia dei territori, quindi la sinergia tra un sistema portuale che fa perno sui porti della Spezia e Maria di Carrara e un territorio con un tessuto logistico produttivo così importante come quello di Piacenza, è forse l'elemento, diciamo, che caratterizza proprio questo modello di cambiamento che noi vogliamo portare avanti dal punto di vista della innovazione nel settore dei trasporti e della logistica. Noi l'abbiamo già concepito nel 2017 questo sistema di sinergie, e oggi più che mai è sicuramente l'elemento chiave col quale si può affrontare un cambiamento come quello che è in atto in questo settore. Come è stato ricordato questa mattina anche dal Presidente Somariva nel suo intervento, il cambiamento è un cambiamento che in questo settore poi si vede su chi lavora in questo settore, e quindi l'attenzione che deve essere particolarmente dedicata è al settore delle nuove competenze, delle nuove professionalità, della formazione, che è un elemento chiave per accompagnare le trasformazioni e le transizioni che sono in atto anche nel nostro sistema portuale. Noi abbiamo infatti investito molto in progetti infrastrutturali che riguardano la transizione energetica e ambientale del nostro sistema portuale, sia sulla Spezia che su Maria di Carrara, con progetti molto importanti. Stiamo investendo molto sulla digitalizzazione, quindi sulle nuove anche tecnologie applicate al settore per rendere più efficiente e ovviamente più resiliente il nostro porto, con una combinazione tra digitalizzazione e sostenibilità, ma tutto questo non può prescindere da un forte investimento in formazione e in coinvolgimento attivo dei lavoratori, sia dell'autorità di sistema portuale, ma dei lavoratori della comunità portuale della Spezia di Maria di Carrara, che possa accompagnare questo processo di trasformazione in modo da far sentire ogni lavoratore parte integrante di questo processo di trasformazione. Quindi oggi noi siamo qua a Piacenza, in questo tessuto produttivo logistico, in questo hub logistico strategico per il paese, perché crediamo nella sinergia dei territori, crediamo nella digitalizzazione, nella sostenibilità, ma crediamo ancora più fortemente nell'inclusione sociale e nel tema del lavoro e della nuova formazione che è necessaria per accompagnare i cambiamenti in atto.